primo comune non è un comune ma è un parco, perché il parco dell'Antola raccoglie 12 comuni a cavallo fra la Val Trebbia e la Valle Scrivia. Sono 12 piccoli comuni che vanno grosso modo da Gorreto a Ronco Scrivia e sono piccoli comuni che chiaramente, diciamo, avrebbero enormi difficoltà a potersi promuovere da soli. La presenza del parco, che fra l'altro attua strategie tanto di protezione ma anche di valorizzazione turistica dell'ambiente naturale e delle bellezze storiche, proprio in sintonia con le politiche della regione, fa sì che in questi anni il nostro territorio si sia sviluppato anche dal punto di vista dell'accoglienza, della recettività, e abbia la presenza di alcune strutture oggi fruibili, altre speriamo di averne nei prossimi anni perché stiamo restaurando castelli piuttosto che antiche chiese eccetera, però indubbiamente attualmente presenta alcune strutture già usufruibili e una che verrà addirittura inaugurata credo nel prossimo settembre, se tutto va liscio, che è il nuovo osservatorio astronomico regionale a Casa del Romano, una struttura veramente importante di livello nazionale, voglio dire, in cui è coinvolta fra l'altro anche con, oltre che la Regione Liguria, l'Università di Genova. Quindi, diciamo, da parte di alcuni di questi comuni ci è proprio giunta la richiesta di lavorare per loro, di correre per loro, e lo facciamo volentieri. Fra l'altro coinvolgendo, oltre che nell'ambito spot, quelle che sono le nostre bellezze, quindi sicuramente, diciamo, lavoreremo sulla messaggistica a bordo campo, lavoreremo sui videoclip, visto che ci sono anche alcune cose belle da far vedere, ma lavoreremo anche, e vorrei dire da un certo punto di vista, soprattutto sui prodotti tipici del nostro territorio. Parlare di sciroppo di rose della Valle Scrivia, piuttosto che di canestrelli di Torriglia, piuttosto che di altre cose che non sto a citare, capite insomma che parliamo veramente di prodotti autentici del nostro territorio, fra l'altro tutti i prodotti che fanno parte dell'Atlante agroalimentare, dei prodotti tradizionali della Liguria e che nelle nostre terre trovano proprio la loro origine oltre che le loro produzioni più importanti. Quindi aderiamo molto volentieri a questo progetto, ringraziando la società Genova. Come ha detto l'assessore Berlangeri, lo dico anch'io, è chiaro che se ce l'avesse proposto l'altra società avremmo aderito ugualmente, perché chiaramente le preferenze del presidente ovviamente magari sono espresse con qualche simbolo, ma sono assolutamente, diciamo, inesistenti quando si parla di promuovere il territorio. Questo ovviamente lo dico come battuta scherzosa. Per il resto quindi ci diamo appuntamento, siamo pronti anche, diciamo, a quelli che potranno essere gli sviluppi futuri di questa iniziativa, con la quale veramente ci congratuliamo di cuore, tanto con la Regione Liguria che l'ha accettata, quanto con Genova che l'ha promossa. Grazie. Grazie. Vada via. Mi devo tornare a consegnare la targa.